I hate that I saw you again. Ah, Jacobi, ma che stai a fa? Sta a fa l'Olimpo. Faccio arte. Vabbè, ma mi hanno riempito qua, eh. Mi hanno proprio riempito. Mi hanno proprio riempito qua. De baci, pieno ma de chi? Baci. Ma chi? Non te. Mi hanno riempito de baci. Lele ti ha riempito di baci. Però, mamma mia, non voglio fare il video così e poi sì, però un po' di musica sta facendo il messaggio, ah, tanti auguri a te, tanti auguri a te, devi mettere la musica, stoppalo il video. Alexa, tanti auguri a Robby, canta tanti auguri. A te tanti auguri Roberto, tanti auguri a te. Chanel ma ha puntato. Scusa Chanel. Vai, amore. Si vede? Uno, due e tre. Vai. Ah, è desiderio, desiderato, sì, un desiderio. Ok, auguri. Però c'è pure Fede. Ciao, ciao. Dove sei? Non c'è. Auguri al papi. Ciao, ciao. Ciao, Gianni. Ciao. Every day's a day, plenty of them wasted. And every night's a nightmare when you're not. Tu sei carina, oh. Vai, fa quelle cose là. Vi volevo dire che a breve ritorneranno in diretta su Instagram, quindi molto più intensa la cosa, quindi sarà una cosa un po' più. Poi YouTube, non l'avete visto tutti quanti l'ultimo video, quindi andatelo a vedere. Sto preparando il video per il tour della Chill House, quindi spero siate contenti. Vi voglio commentare perché mi avete chiesto in 580.000 sotto ogni cavolo di video, ok? Quindi preparatevi anche a quello. E ancora una cosa non posso dirvela perché la sto progettando piano piano. Voglio che sia una cosa bella, fatta per bene. E... no, hai sbagliato. No, è giusto. Sta a fare, oh, dove vai? Bella raga, è appena uscito un TikTok in collaborazione con Zalando, fate swipe up per andarlo a vedere, mi sono divertito davvero tantissimo a ricreare gli outfit dagli anni 50 fino ad oggi e se volete anche voi ricreate il vostro e vi ricordo, come appunto vi ho già detto, che ho creato una collezione tutta personalizzata che potete trovare sul loro sito, appunto su Zalando, scaricate l'app di Zalando, quindi andatela a vedere. Cambiarvi la vita. Ma io dovete far diventare Bruno Nero. Non mi è sbocciata, insomma, è piatta. Me le voglio ridurre. Questa è la mano di una a cui resta poco tempo da vivere. Sai, sono così assuefatto dalla bellezza artificiale che quando ne vedo una vera mi disoriento. Sergio, che ci fai qua? Sergio è la nostra new entry in chirurgia. Saremo i Basoccus Angels. Cheese. Che poracciata. Con me ne vedrete delle belle. Se una donna vomita, è nervosa, irritabile, mostra evidenti segni di stanchezza, no? Chi hai messo incinta? Lei è succube di sua madre. A buccicone, io ti succhio un occhio, eh. Non si succhiano gli occhi. Ma pasco da sale, te, a pappagorgia e la bolla del piscia, succube. Bro, io ho un cagnolino. Non lo prendi? Perché no? Voglio un cane, un Amstaff, oddio, voglio un Amstaff. Ieri abbiamo cominciato una serie di bomba fatica. Devo continuare, la vedo.
tipo bello là che sta messo tutto in piedi, tutto d'un pezzo, che se regge da solo non si sa come si regge. Mi ha fatto delle foto troppo belle. Quindi, raga, preparatevi. Vediamo se fa le sci oggi e domani. Cosa mi stavo chiedendo? Perché in America tutti si supportano a vicenda e qui in Italia tutti si schifano a vicenda? Spiegate davvero perché magari tipo un artista, un creator, qualsiasi persona comunque magari influente anche sul web o di qualsiasi cosa deve, diciamo, essere sempre distrutta da qualcun altro o c'è chi è migliore di chi? Ma perché non invece non imparate a apprezzare chi fa il suo? Cioè, soprattutto chi dietro commenta e fa tutti i commentini del cavolo. Perché sempre sminuire qualsiasi cosa viene fatta, ma ritrovare il pelo nell'uovo che non va, invece di supportare magari la creatività o qualcosa di, una passione di qualcuno che magari qualcuno si rispecchia, no? Perché dovrebbe essere sempre ogni volta un tutti contro tutti? Cioè, in America, negli altri paesi, c'è sempre quell'unione di forza che c'è tra i compagni, tra i vari creator, tra i vari artisti musicali in qualsiasi genere. Appunto adesso la wave TikTok, no? Cioè, chi magari esce da TikTok, magari ci sta da tantissimo tempo, che capisce anche che vuole intraprendere un altro percorso, studia da tanto, si impegna, e voi magari non lo sapete, però dietro ci sono sempre quelle persone che smontano e che magari, se fai il TikToker non puoi essere cantante o attore o, cioè, raga, se io facevo il TikToker e facevo il meccanico, qual era il problema? Però se faccio musica, allora è per hype, è per giocarci su, è perché sono tutti buoni e fa tutto. No, raga, cioè, a parte quello. Poi proprio un supporto manca generale nel nostro paese, perché tutti, cioè almeno uno, deve essere sempre sopra l'altro. E sta cosa è bruttissima. Potete capire che foto ha fatto? Potete capire? Potete capire? No, dite. Non potete capire! Sì, esce la foto alle 8, ore 20, ragazzi miei, mezz'ora, segnatela, 29 minuti. È sputata alla fine comunque. Raga, ma ci arriviamo a sto milione, ma c'eravamo già arrivati. Che cosa è successo? Lollo cucinerà del cibo. Hamburger bello. Ma ha capito sta cosa. Mi change il color di... No, vabbè. Ma vedi che capelli, oh. Viola, blu. Bella. Verso di carto questo pezzo sperando che non te ne va.